Ciao a tutti e benvenuti sul mio video che parla della build da confessore, ovvero una build che utilizza primariamente come statistiche la fede che adesso vi faccio vedere nel dettaglio, parlando di attributi, equipaggiamento, incantesimi e in generale di come giocarla. Allora, iniziamo subito il nostro discorso, innanzitutto dicendo che vi farò vedere delle zone un po' avanti nel gioco, quindi magari se non volete vederle non guardate il video, anche se non andrò molto in giro, però vi farò, capiteranno dei nemici per esempio che non avete mai visto, eccetera. Ad ogni modo, iniziamo parlando degli attributi. Quali attributi vogliamo potenziare per questa build? Come vedete, io ho 16 in vitalità, che non è tantissimo, 13 in mente, che è molto poco, 16 in tempra, un po' di tempra ce l'ho, 18 in forza, 16 in destrezza e soprattutto 30 in fede. Allora, i valori che ho attribuito al mio personaggio dipendono ovviamente largamente anche dalle abilità, anzi dalle armi che voglio poter equipaggiare. In questo caso ho dovuto tirar su più di quello di quanto volessi la destrezza per poter utilizzare l'arma che ho adesso, ovvero la falce alata, che è molto potente ed è perfetta per una build del genere. Poi vi faccio anche vedere ovviamente dove si trova. Quindi per questa build la cosa fondamentale è tirar su la fede, perché sia la nostra arma, ovvero la falce alata, che gli incantesimi che andremo poi ad utilizzare scalano ovviamente con la fede, e perciò la fede è la statistica assolutamente più importante. Essendo questa poi una build che va comunque a giocare parecchio negli scontri ravvicinati, come vedrete adesso, è anche importante avere un po' di vitalità, probabilmente più di quella che ho io, quindi io vi consiglio in realtà di maxarla un po' di più di quanto abbia fatto io. L'arma che sto usando, come vedete, è abbastanza potente, ma guardate anche il suo attacco speciale. Il suo attacco speciale è veramente devastante e vi consente di far fuori i nemici abbastanza facilmente. Una volta parlato degli attributi e fattovi capire che gli attributi sicuramente da maxare sono, ve lo ripeto un'ultima volta, la fede al 100%, la vitalità e anche un po' la tempra, perché vi servirà più avanti, anche se non in questo momento, questa è una build diciamo da mid game, ma più avanti vi serviranno armature un po' più pesanti, visto che comunque è una build che utilizza lo scontro corpo a corpo, non solo lo scontro corpo a corpo, ma molto, quindi anche la tempra e la possibilità quindi di utilizzare armature pesanti è fondamentale, perché non so se lo sapete, ma la tempra regola la quantità di carico trasportabile. Noi vogliamo avere un'armatura pesante senza però andare in fat roll. Se non sapete cos'è il fat roll, io adesso equipaggio un'arma pesante tipo questa e rollo, guardate, non riesco nemmeno a muovermi. Questa addirittura è oltre il fat roll, non pensavo di riuscire ad arrivare a questo punto. Però capite bene che con troppa roba equipaggiata non potete rollare agevolmente, quindi non potete schivare agevolmente. Perciò, per evitare questo, aumentate la tempra in modo da poter equipaggiare armature più pesanti, essere più resistenti e poter comunque rollare agevolmente e avere un carico medio, ok? Una volta visti gli attributi, una cosa fondamentale da vedere è l'equipaggiamento. Come vedete, la cosa più fondamentale è la falce alata. La falce alata è fortissima perché fa danno sia fisico che sacro e scala bene, abbastanza bene, con la fede. Per questo momento nel gioco è probabilmente l'arma di fede più interessante che potete avere, e oltretutto effetti passivi causa sanguinamento, quindi se voi attaccate più e più volte causerete sanguinamento ai nemici e farete una botta di danno veramente, veramente grossa, perché dopo qualche attacco il sanguinamento si accumula e porta via una porzione di salute del nemico. Quindi la falce alata è assolutamente la cosa più importante che dovete avere. Come sigillo, io ho ancora il sigillo del dito, quello con cui ho iniziato, l'ho potenziato un po', ma ancora va bene. Ci sono altri sigilli
che potete utilizzare, come quello Deicida, che potenzia gli incantesimi dei cidi, poi vedremo quali sono, o il sigillo artigliato, che invece potenzia gli incantesimi bestiali. Questi vanno un po' a situazione, cioè quando siete contro delle creature dee, divine, tipo i boss di fine livello, come era per esempio Godric, allora utilizzate il sigillo Deicida, perché utilizzerete incantesimi dei cidi che saranno potenziati contro appunto gli dei, e sarà una cosa molto utile. Ma il sigillo del dito va abbastanza bene, perché è forte più o meno con tutto, non è straforte con una cosa come il sigillo Deicida, che potenzia gli incantesimi dei cidi, o quell'altro che invece potenzia gli incantesimi bestiali, ma va abbastanza bene per tutto. Poi come scudo io ho il Gran Carapace, ma in realtà vanno bene veramente tanti scudi: lo scudo scapezzato della bestia, lo scudo scapezzato del falco, anche lo scudo dallo stemma verde, che è il primo con cui iniziate, lo scudo di ottone, che ve lo droppano le prime guardie che incontrate, insomma non è un problema nemmeno lo scudo e nemmeno l'armatura. Io sto utilizzando l'elmo, la corazza e i guanti, l'elmo e la corazza del cavaliere Cariano, insieme a guanti d'arme e stivali diversi, perché sono appena stato nell'Accademia di Raya Lucaria, dove utilizzano tanti attacchi magici, e questi due elementi mi danno abbastanza resistenza magica. Voi potete utilizzare veramente quello che trovate, quello che volete, e tutte le armature in realtà sono situazionali, cioè effettivamente l'elmo da cavaliere Cariano con la corazza da cavaliere Cariano sono ottimi contro nemici che ti fanno danno magico, ma contro nemici che ti fanno danno fisico, per esempio, è meglio... Dov'è che ce l'ho? Non ce l'ho più? La corazza da confessore è un po' meglio, per esempio, adesso no, non questa, però la corazza da esule, insomma ci sono delle corazze migliori sicuramente contro il danno fisico. E questo è quanto. Come talismani io sto utilizzando in realtà semplicemente il talismano spada curva, perché utilizzo molto i contrattacchi in difesa, e il talismano del drago di fuoco, che ogni tanto poi cambio anche qui a seconda della situazione. Bene. Allora, dove trovare la falce alata? Vi faccio vedere subito dalla mappa. Per trovare la falce alata, io ora sono nel fiume Siofra, quindi sono sottoterra, premo R3 e torno sopra. Per trovare la falce alata dovete andare qua, nelle rovine di Guardia Sepolcro, che stanno a sud, passato il cancello del Ponte del Sacrificio dal vostro punto iniziale, passate il cancello, il Ponte del Sacrificio, scusate, e poi andate verso ovest, e dopo quest'albero sostanzialmente qua trovate le rovine di Guardia Sepolcro. Dovete semplicemente entrare dentro una scalinata nelle rovine e trovate in un forziere la falce alata, semplice semplice. Per equipaggiarla dovrete probabilmente tirar su un po' la forza, forse la fede e sicuramente la destrezza, ma una volta che l'avrete trovata ed equipaggiata, secondo me ve ne innamorerete abbastanza. È un po' lenta negli attacchi, ma non credo che questo sia un problema esagerato. Poi, per quanto riguarda invece gli incantesimi che utilizzo, ve li spiego un po'. Allora, un primo incantesimo che a me piace molto è Nera Fiamma, che è un incantesimo Deicida, quindi molto forte contro i boss, diciamo, divini. E adesso faccio anche fuori lui, magari, con Nera Fiamma, se riesco. Non ho più il mana, va bene, prendiamo questa. Ok, fatto fuori. E... quindi Nera Fiamma a me piace molto e vi dico, è assolutamente efficace contro i boss di fine livello, perché i boss di fine livello sono semidivinità sostanzialmente, e quindi con un incantesimo Deicida noi facciamo veramente parecchio danno. Perciò Nera Fiamma assolutamente un ottimo incantesimo, e per trovarlo, questo potrebbe essere un po' il problema, per trovarlo dovrete utilizzare una chiave. Ora vi faccio vedere di cosa parlo nell'inventario. Una, eccola qua, chiave della spada di pietra, in una location precisa del castello Gran Tempesta. Ovvero, partendo da, credo, la camera del montacarichi. Se riesco ve la faccio anche vedere.
partendo dalla camera del montacarichi, dovreste andare sostanzialmente... Sì, sono partito nel posto giusto. Allora, vedete, noi siamo qua, dietro quel troll gigantesco. Quello che dovete fare è, per raggiungere il posto in cui troverete il breviario, che se voi consegnerete poi al profeta nella tavola rotonda, vi consentirà di sbloccare gli incantesimi neri, quindi l'incantesimo della fiamma nera e anche un altro che praticamente cosparge la vostra lama di fiamme nere. Dovete passare attraverso tutto questo, insomma, bel sentiero, andare qua sotto, attenzione che ci sono dei topi, e utilizzare proprio qua, in questa sezione, vedete che c'è la statua, la chiave della pietra. La chiave di pietra. Una volta utilizzatela, voi qua troverete il breviario, che poi potrete, appunto, come dicevo, utilizzare per ottenere dal profeta nella tavola rotonda gli incantesimi di fiamma nera, che sono quelli che vi facevo vedere prima, no? Ora ve li faccio rivedere. La nera fiamma. Oltre alla nera fiamma, che quindi è potente, vi dicevo, contro i boss, e comunque, come avete visto, anche contro i nemici normali fa abbastanza danno, perché applica anche del danno nel tempo. Io utilizzo cura urgente molto spesso, perché vi consente di, quando prendete danno, di curarvi un po'. Adesso prendo un po' di danno dai topi per farvi vedere. E di curarvi mentre vi muovete. Ovviamente non è che potete muovermi tantissimo mentre vi curate, però comunque qualche passo lo potete fare, seppur lentamente. E quindi vi consente di curarvi, ed è una spell abbastanza potente. Un'altra spell che vi consiglio assolutamente di prendere è Fiamma della Frenesia, che è molto forte nell'affrontare i nemici, tanti nemici insieme, perché colpisce i nemici veramente ad area. E riesce a fare tantissimo danno ad area. Ve la faccio anche vedere. Potete tenere premuta la spell e caricarla. E questo è quello che succede. La fiamma della frenesia, come vedete, vi carica anche la barra della pazzia. Quindi se la utilizzate più volte impazzite e prendete danno. Però è una spell che potete regolarvi quante volte usarla tranquillamente. E questa invece la trovate sempre qua giù, nella penisola del pianto, passando il ponte del sacrificio. E la trovate qua, nel battistero di Callu. Quindi passate il ponte, poi dovreste, credo, fare il giro da quassù e poi scendere qua, e arrivate al battistero di Callu, dove potete trovare questa fiamma della frenesia all'interno proprio di un forziere, mi pare. Quindi molto facile da recuperare anche questa. Un altro spell secondo me molto interessante è attacco folgorante, che è questa. Lancia sostanzialmente un fulmine, ora non c'era un bersaglio quindi non ve l'ho fatto vedere bene, ma lancia un fulmine su un bersaglio. Questa spell è molto potente, perché in realtà ha un buon range e un cast time non esagerato. Ve la faccio vedere su questi nemici. Alla fine il cast time non è veramente molto alto, e quindi vi permette di usarla abbastanza semplicemente. Però vedete che comunque, ecco, quando beccate bene un nemico, l'effetto è questo. Però dovete ovviamente beccarlo, diciamo, precisamente. Ora ci riproviamo a beccare questo. Ha un range in realtà abbastanza basso, è questo il problema. Quando beccate il nemico, effettivamente gli fate parecchio danno. E quindi questa è un'altra spell abbastanza interessante, da danno singolo, che potete utilizzare. La stessa cosa vale per la proiezione infuocata, che è come la fiamma nera, però è una fiamma normale. Il motivo per cui ho anche questa è che a volte i nemici non sono deboli alla fiamma nera, anzi sono resistenti alla fiamma nera, e quindi avete proiezione infuocata alla nera fiamma, scusate, quindi avete proiezione infuocata per poter utilizzare un'altra spell. Bene, quindi queste sono tutte le spell che utilizzo insieme alla mia build. Quindi
come si gioca in generale questa build? Allora, questa è una build che va giocata alternando bene colpi da vicino e colpi da lontano. Non è una build facilissima da giocare, al contrario di quanto insomma all'inizio pensavo che in realtà fosse abbastanza abbordabile, ma non è facilissima, sia perché c'è una distribuzione delle statistiche sconveniente, nel senso che maxate tante cose contemporaneamente, sia perché gli incantesimi, a differenza delle stregonerie, non sono così veloci quando vengono castati. La stregoneria parte veramente in maniera molto molto rapida, mentre questi incantesimi richiedono un po', come vedete, un po' di tempo prima di essere castati, e questo a volte consente ai nemici di avvicinarsi e quindi rende la vostra azione offensiva un po' difficile, un po' più difficile, perché non potete fare come con l'astrologo, cioè vi mantenete sempre a distanza e attaccate in tranquillità, perché il cast time di queste spell di solito è molto più alto rispetto a quelle delle stregonerie, e quindi dovete riuscire a gestirvi anche bene con il corpo a corpo. Ma dovendo distribuire le statistiche fra fede, forza, tempra e vitalità, capite bene che c'è una distribuzione di statistiche tale per cui non siete straforti e c'è bisogno un po' di skill, tra virgolette. Questo è il motivo per cui è fondamentale trovare un'arma che scali bene con la fede, perché in questo modo riuscite a minimizzare un po' questo problema. E va bene, io credo di avervi detto tutto quanto c'è da sapere su questa build, che si basa, ecco, principalmente sulla fede. E io vi ringrazio per aver visto il video e spero di vedervi ovviamente anche nei miei prossimi video, se questo scemo non mi ammazza. Spero anche di vedervi nei miei prossimi video e nelle mie prossime live. Trovate ovviamente il link in descrizione per seguirmi anche su Twitch. Vado in live un sacco di giorni a settimana, ogni fine settimana pubblico qua su YouTube nella sezione community un post in cui vi dico esattamente quali sono i giorni della settimana e gli orari della settimana in cui vado in live. Vi ringrazio e ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao a tutti.